Bella a tutti ragazzi, sono Virko, bentornati su Gameplay Channel e su Turmoil. Allora amici, proseguiamo la nostra serie su Turmoil. Mancano 7 giorni all'uscita del DLC. Ragazzi, veramente non vedo l'ora. Dopo l'ultimo gameplay, dove veramente abbiamo avuto uno sbotto di petrolio, non sapevo neanche più dove metterlo, siamo alla bellezza di 70.000 e passa dollari. Quindi assolutamente ragazzi, voglio fare la velocità dei cavalli. Questa è una cosa che voglio fare. Voglio vedere se riuscivo a fare anche quella dei silos. La dimensione dei silos, sì, anche questa potrebbe esserci utile. Perfetto, abbiamo speso un pochino, ma nonostante tutto siamo quasi in testa, perché in realtà c'è questo Riccardo che ha 41.000. Ma va bene, un grosso problema. Facciamo l'asta per i terreni. Perfetto. Allora, io prenderei questo, perché qua c'era tanto, qua sotto, cioè in questo terreno qua. Vediamo come andrà questa volta. E andiamo a scavare, ragazzi. Speriamo questa volta di non beccare muto. Cavolo, non ho fatto quello del bar, come un pirla mi sono dimenticato. Non ho fatto quello del bar che ci faceva risparmiare multe. Vabbè, ragazzi, speriamo di non prenderne più che altro. Ok, lui ha già trovato qua, perfetto. Quindi prima trivellozza. Speriamo di non beccare subito roccia, perché sennò... Ok, no, questa l'abbiamo beccata subito, ottimo. E questa la mettiamo qua. Però io devo mettere subito un silos, ragazzi, perché il prezzo adesso è troppo basso. Sì, lo so che posso ampliare i silos, lo so. Allora, questa mi sembra veramente grande, quindi partiamo bene. Prezzo veramente basso, eccola qua. Ok, beccate, per fortuna non c'è la roccia, ma porca miseria, non c'ho più soldi. Dunque, mettine. E vabbè, ragazzi, vendiamo qualcosina. Almeno qualcosina per beccare questa pozza qua di petrolio. E per mettere anche altri rabdomanti, per iniziare a fare qualcosa, ragazzi, perché sennò non riesco a fare nulla. Potenza tutti i carri, ma la velocità. Ah, sono già più veloci di loro? O. Beh, non mi ricordo. Non ho visto, stavolta il suggerimento mi sarebbe servito. Questa è anche bella grossa, eh? Bene, bene. Cioè, possiamo potenziare qua, ok, ma non so se siano in automatico più veloci o che cosa. Vabbè, mettiamone un altro di cavallo, nel dubbio. Andate di qua a vendere, qua basta. Sì, sì, no, tutti di qua che sta salendo. Vai, vai che inizia a salire bene, perfetto. Altri due cavalli. Che non voglio rischiare, ragazzi, stavolta. E mettiamo subito altri due rabdomanti, così almeno finché altro il prezzo. Vediamo che questo sta salendo, ottimo. Vediamo di beccare tutto. 1,36, hai beccato qua. Tu qua. Allora, facciamo una bella cosa, vediamo. E lo so, spendo un po', però potrebbe essere utile andarci così. Allora, vediamo se riusciamo a prendere questa. Qua vendo sempre, ragazzi, perché 1,40. Assolutamente sì. Assolutamente vendiamo. Vediamo se qua riusciamo a trovarla, sperando che non ci sia roccia, eh. No, no, l'ho beccata, perfetto, perfetto. Grande così. Vai, ne metto altri due di rabdomanti, nella speranza che ci sia ancora dell'altro. Comunque per adesso abbiamo venduto veramente tanto, ragazzi. E soprattutto abbiamo venduto un ottimo prezzo. Adesso inizia a scendere, ma noi comunque magari vendiamo ancora qualcosina. Aspetto a migliorare i cavalli. Aspettiamo prima magari di potenziare un po' le pozze. Potenziare i tubi, cioè più che le pozze. Ok, dai, facciamolo, va che è meglio. Ok, come non detto, perché già ho visto che iniziano ad arrivare un po' in ritardo. Quindi vai, mettiamo altri due cavalli. Perfetto, io direi qua di vendere solo con due. Dove hai trovato? Ah, laggiù. Vabbè, ma la devo per forza usare un'altra trivella, perché non ci arrivo. E lui ha trovato qua. Però non posso più fare diramazioni. Porca miseria. Questo potrebbe essere un problema. Allora, iniziamo intanto. Basta vendere. Allora, aumentiamo il silos, perché qua mi ci vorrà, perché adesso il prezzo è veramente bassissimo. Speriamo che non ci sia roccia, ragazzi. Speriamo. Dobbiamo andare giù di qua. Ok. Eccola. Lo sapevo. Porca miseria. Se non mettono della roccia, secondo me c'è anche qua, eh. Ci scommetto quello che volete che becco roccia anche di qua. Scoccia, perché fare comunque il miglioramento per trivellare la roccia, come vedete, costa un bel po'. Dove cacchio è sta pozza? Guarda che se non me la fai trovare,
Mi incazzo, ma mi incazzo come una biscia. Sarà qua? Boh. No, qua non c'è. Sarà più in basso. Guarda, lo spero per la tua vita, Rabdomante. Perché sennò veramente ti legno a dovere. Allora, questa la mettiamo qua. Mi tocca fare anche un giro dell'oco. Ho già finito i soldi, ragazzi. Oh, cacchio. No, devo vendere. Aspetta, aspetta. Vendi con due almeno. Aspettate, vendete un attimo al volo tutti. Perché sennò non ho più carri. Mi si è già riempito anche il silos. E ho speso un fottio per fare sta cosa qua. Allora, metti un altro cavallo. Per adesso devo vendere a un prezzo basso, però non posso fare altrimenti. Allora, mettiamo un altro silos. Ok, teniamone sempre due a vendere, perché sennò non riesco a fare nulla. Vediamo se ci arrivo con questa. Cerchiamo di capire più che altro dove sarà. Allora, ok. Qua. Va bene, cerchiamo di andare giù così. Ah, speriamo che non ci sia roccia qua, ragazzi, perché se devo migliorare anche qua è un disastro. E li metto 3 a vendere. Ok, 4 a vendere. Lo sapevo. Ma porca di quella miseria. Devo migliorare per forza, ragazzi. Andiamo con tutti intanto. E finché non ho lo scanner non posso... Ah, qua l'ho beccato, ok. Almeno questa l'ho beccata, meno male, almeno quello. L'abbiamo beccata subito. Tutti di là perché sta salendo molto di più di là. Quindi vendiamo di là. Perfetto. Devo capire dov'è questa. Perché questa mi preoccupa. Più che altro perché se non c'è qua sotto siamo già a giugno. Io non vorrei che sia come l'altra volta qua imboscata chissà dove. Ok, questa l'abbiamo presa tutta. Perfetto. Così non l'ho neanche dovuta migliorare. Vai che comunque sta salendo. Buono. Allora, cerchiamo di mettere qualche altro cavallo. Arriviamo a 10, va almeno. Ok, riesco a vendere prima. Già che il prezzo è alto. Provo ad andare un po' di qua. Perché non vorrei che come l'altra volta questo me la indica lì. E poi sia invece chissà dove. Mi proviamo. Infatti, visto? Cioè, era qua. Guardate, cioè, questo è qua e la pozza invece è qua. Ditemi voi che cavolo c'entra. Vai di Rabdomante. 1,54 è comunque buono. Buono. Potrebbe valer la pena quasi migliorare qualcosina. Fatemi vedere questa fin dove va. Questa però mi sa che è piccolina, eh. Questa mi sa che è un po' piccolina. Vediamo. Oh, hai trovato ancora, eh? Qua sotto hai trovato? Allora, facciamo così. Iniziamo a potenziare questa. Ok. 1,42 ancora vendi, assolutamente. Tanto adesso i silos sono vuoti, quindi dovrebbero... Migliorando solo questa dovrebbero farcela, spero. È vero che ne abbiamo 4 di trivelle, però se vedo che non ce la fanno, mettiamo qualche cavallo in più. Così questa la finiamo subito e vado giù a cercare qualcos'altro. Vai ancora di Rabdomante a sto punto. Data bene che non abbiamo preso multe per il momento, quindi ottimo così. Iniziamo a tenerne qualcuno in meno a vendere perché sta scendendo. E teniamone solo due. Per adesso 1, facciamo vendere ancora 90, sì, 89,90, ok, basta vendere, perfetto. E vediamo qua sotto cosa troviamo. Ok, Rabdomante ne ho messo un altro, vediamo se lui troverà qualcosa d'altro. Questa secondo me converrà migliorarla, anche questa, Questa dovrebbe essere quasi finita in teoria, non dovrebbe mancare granché. Vediamo, riusciamo a finirla in fretta. È la miseria, ha trovato ancora. Ha trovato qua sotto lui. Vabbè, con questa ci arrivo qua e ci siamo. Oh, io ne metto un altro. Sto giro, ragazzi, sto trovando un botto di petrolio, veramente. Cioè, sto trovando veramente l'ira di Dio di petrolio. Oh, io ne metto un altro di silos. Beh, meno male che migliorarlo costa solo 100, quindi ci va anche bene. Mo' dove sarà? Tanto questa è già pure migliorata per la roccia, quindi se trovo roccia non è un problema. Ok, vado un po' a zigzag così riesco a tenere una visuale. La Madonna, ma trovano ancora questi, Ma basta! Facciamo come l'altra volta qua, basta petrolio, non so più dove metterlo. 26, dobbiamo potenziare anche questo, ragazzi, se non mi ci sta più qua il petrolio. Caccia miseria. Cacchio è sta pozza, dai! Dove sarà? Mo mi tocca fare i giri
di chissà dove per trovarlo. Intanto lui qua ha trovato, quindi andiamo in giù. Mo vai a trovare dov'è. Sarà di qua? Vediamo. Ecco là. Beccato una roccia. Devo mettere un altro silos, ragazzi, perché se no non so più. Mettimelo sto cavolo di silos. Dai. Se no non so più dove scaricare, ragazzi. Allora, qua non c'è. Devo fare dei giri del cavolo con i tubi, ragazzi. Ma vedete che i rabdomanti molte volte sono qua, ma in realtà la pozza è qua in sta zona. Ma poi va a capire esattamente dove. Può essere di qua come può essere di là. Allora, cerchiamo di trovare prima questa, dai. Ecco la roccia. Ma che palle, però. Quanto mi scoccia dover fare sti miglioramenti, perché costano un fottino. Mettiamone due a vendere intanto. Sì, comunque non ce la farò mai a tirarlo su tutto, perché ce n'è un altro anche di qua. Quindi va a sapere poi dove sarà qua. Potrà essere... raggiunto il limite. Posso neanche più... Ah, ok, questa è qua. Perfetto, questa l'abbiamo beccata. Ok, questa la miglioriamo così la tiriamo su tutta. Almeno questa qua. Vendi tutti, tutti, tutti. 11, 12... Ah no, questa è la velocità. Potenziamo tutti i carri. Ok, via. Lo so, ho speso un fottio, ragazzi, però che devo fare? Non posso fare altro. Questo sta qua. A capire tu dove sarà sta cavolo di pozza. E c'è una roccia, mi tocca migliorare anche questa. Vediamo se riesco a trovarla qua da qualche parte, questa. Perché ce n'è altre due, addirittura, qua. Cioè, io sto scoprendo tutto, ma va a capire tu dove sono. Con me non sono qua. Con me sono a qualche altra parte. Guarda dov'è. Cioè, guarda dove lui e guarda dove la pozza. Ma dimmi un po' te. Proviamo a migliorare e cercare di tirarlo sul più possibile. Che ho speso un fottio. Ho speso veramente tanto. Però d'altronde, ragazzi, via tutti di qua che è più alto. Ho guadagnato anche tanto. Per adesso 22.000. Non è poco. Vorrei capire questa dov'è. Deve veramente capire tanto questo dove cavolo è. Eccola qua, guardala dov'è. Eccola qua, guardala. Ma io non ci voglio credere, cioè. Miglioriamo, vai, vai. Ok, lo so, spendo un casino a migliorare tutti questi tubi, ma... Cerco di tirare su il più possibile, ragazzi, visto che ho speso tanto, almeno che... riusciamo a tirare su il più possibile. Qua mi fa bolle d'aria, perché ovviamente c'è anche qua la deviazione. Però... Vendiamo, vendiamo. Io ne metto un ultimo giusto per curiosità, e voglio tanto 100 dollari più, 100 dollari meno a sto punto. Non è che mi cambia la vita, perché sono curioso di vedere se mi trova altro. Sto vendendo ancora, vabbè, iniziamo a metterne meno, tanto c'ho un sacco di silos, quindi li posso anche mettere via senza problemi. Teniamone solo tre a vendere. Ok, basta, basta vendere, scaricate solo. In realtà ce n'è solo due di trivelle. Questa quanto manca? Fatemi capire se non la miglioro. Questa non dovrebbe mancare tanto, però a sto punto, ormai che ho speso, miglioriamo anche questa, almeno la cerchiamo di svuotare il più possibile. Ok, vai. Dai, dai, veloce, veloce. E perché ormai è l'ultimo mese, tanto adesso il prezzo è anche basso, quindi... Sa che mi toccherà vendere anche a meno, ragazzi. Mi toccherà vendere anche a molto meno. Guardate, sta scendendo ancora addirittura. Ultimo mese. Mi tocca vendere così, ragazzi, purtroppo. Devo vendere tutto così. E non ce la faccio neanche a tirare su tutto il petrolio. Vendiamo così a un prezzo basso. Almeno cerchiamo di recuperare un po' di spese. Almeno superiamo i 30.000 sicuramente. Vabbè, questa era anche finita, vabbè. Sì, potevo evitare, ma no. Era bella grossa, No, ok, forse le avevano trovate tutte. Mancava poco, peccato perché... Per poco non sono riuscito a completare, però quantomeno, ragazzi, non ho preso multe. Cioè, in realtà ho speso quasi 20.000. Ho speso veramente, veramente tanto, ragazzi. Sto giro ho speso veramente tanto, ma come vedete, quando c'è la roccia, quando ci sono queste cose qua, vabbè, in confronto agli altri li ho sempre devastati e sono ritornato in testa, tra l'altro. Però si spende veramente tanto. Dovrei mettere lo scanner. Come detto, per lo scanner comunque costa un casino. Costa tanto sia comprarlo sia poi fare le scansioni. Allora, lo scanner costa 30.000, ma ci costa comunque tanto poi anche fare le scansioni, quindi
Non lo so, è vero che risparmierei eventualmente in aumenti della trivella per la roccia o quant'altro, di farli inutili o fare quei giri di tubi strani, però non lo so ragazzi, vediamo, vediamo. Va bene gente, allora io direi che concludo qua questo gameplay perché adesso ovviamente il periodo di gioco, diciamo in un livello, vedete tutto l'anno, quindi diventa anche più lungo, per cui non voglio farvi gameplay eccessivamente lunghi, quindi mi raccomando, non vi scordate un bel po' di like per sostenere questa serie, condividete, commentate e ovviamente iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Detto questo, io da Tarmoil vi saluto, noi ci becchiamo come sempre al prossimo gameplay, ciao belli!